Francesco Conci, prima di tutto in bocca al lupo per questo corso di terzo grado. Come sta andando, come stai trovando in questo corso di allenatore? Crepi il lupo innanzitutto, beh, è una bellissima esperienza, un'opportunità di confronto non solo con relatori di altissimo livello ma anche con tanti ex giocatori. C'è qui Nicola Gerbic, penso che solo il nome faccia venire un pochino i brividi, insomma. Non ti sembra strano però non essere in palestra? È finita una stagione ed è finita anche molto bene, comunque avete vinto scudetto under 19, la Junior League e alla fine anche la Coppa delle Alpi a Châtillon. Diciamo che meglio di così era difficile. Credo sia stata una stagione eccezionale, dispiace solo un po' per come è finita con l'Under 17, che per una formula un po' discutibile è dovuta uscire nella prima fase scontrandosi in una partita ad eliminazione diretta con Treviso, che poi ha, diciamo, fatto un percorso netto e vinto il titolo. Quindi questa è stato un po' il dispiacere, però è stata comunque una stagione ricca di soddisfazioni. Se vogliamo il punto più alto, i due titoli del gruppo Under 19, la Junior League e l'Under 19 federale, ma anche direi un'ottima stagione in Serie C con dei buoni risultati ma anche delle buone prestazioni ottenuti sia nel campionato contro squadre di livello, perché quest'anno Cless e Arco in modo particolare avevano allestito delle ottime squadre, ma anche prima nella Coppa Trentino, poi nella Triveneto e per ultima nella Coppa delle Alpi. Io non c'ero, però i ragazzi sono stati bravissimi, anzi forse più bravi di quando io ci sono. Franzi, si chiude una stagione in cui dare un voto è molto difficile, perché sarebbe comunque un voto molto alto. E adesso come ancora può crescere questo gruppo dopo tutto quello che ha fatto quest'anno e che hai elencato tu? Ma penso che buona parte del gruppo l'anno prossimo si cimenterà nel campionato nazionale, quindi una vetrina importante dove il confronto con i giocatori di esperienza sarà importante, quindi penso che possa fornire un ulteriore salto di qualità ad un gruppo che si appresta ormai a concludere il suo percorso giovanile, perché l'annata 96, che è quella che ha, diciamo, realizzato questo ciclo irripetibile, il prossimo anno concluderà il suo percorso, perché sarà appunto l'ultimo anno di Under 19, quindi un anno da vivere intensamente, però con l'obiettivo di riuscire poi a trovare dei percorsi mirati al futuro di ciascuno di questi giocatori. Ci sarà qualcuno che arriverà in Serie A, qualcuno che arriverà in Serie B, però la cosa che dobbiamo precisare è che l'obiettivo deve essere riuscire a portare tutti questi giocatori al loro massimo livello. Qui adesso per loro diventerà comunque molto importante l'anno prossimo provare a giocare in Serie B. Io spero che ci si riesca a fare in modo che questi ragazzi, che hanno meritato sul campo e dimostrato il loro valore non solo per i titoli acquisiti ma anche per il percorso di crescita che hanno fatto e per la quotidianità del lavoro in palestra, che non si vede ma vi assicuro che c'è dietro una mole di lavoro davvero importante, mi auguro che questi ragazzi abbiano la possibilità di cimentarsi in un campionato come quello nazionale, che, diciamo, inizia ad essere la parte di pallavolo e quindi di campionati di serie che conta. Con Francesco Conci in panchina? Non lo so, vediamo.